Nelle vite c'è un destino sempre, e nessuno nasce mai per niente. Vivere il mistero dei perché. Allora, Martina è nata il 2 novembre del 2003. Alla nascita sembrava fosse andato tutto bene. Poi, quando ce l'hanno portata in camera, abbiamo notato che la bambina aveva dei piccoli tremori. E quindi sono partite tutte le analisi, TAC, risonanze, così, finché, non capendo il problema, dopo una settimana ci hanno inviato in un ospedale un pochino più attrezzato e lì ci hanno fatto delle indagini più approfondite, degli esami più approfonditi, tra i quali la risonanza magnetica, che ci ha diagnosticato che la bambina aveva avuto una paralisi cerebrale. Non si sa se è dovuta alla nascita o prima della nascita. Io sono molto arrabbiata perché, insomma, non offrono a questi bambini, a questi casi, a queste patologie, l'unica cosa di cui hanno bisogno, che è la riabilitazione. Io sono convintissima che anche i medici italiani, la medicina italiana sappia che questi bambini hanno bisogno di riabilitazione. Probabilmente, io ritengo, reputo, che non abbiano molta voglia di impegnarsi e di lottare per questo, perché bisogna lottare, bisogna aver voglia di fare, credere in quello che si fa. Perché io rimango sempre più convinta che comunque l'aspetto riabilitativo certamente non farà guarire, non guarirà, ma migliorerà sicuramente la qualità della vita. Martina ha acquisito nuove capacità motorie nel corso degli anni? Sì, certo. Soprattutto da quando siamo stati su in questi due corsi che abbiamo fatto in Slovacchia. E le sessioni in cosa consistevano? La sessione consiste in minimo 15 giorni di permanenza sul posto. E è una terapia intensiva, vale a dire che fanno dalle 7 alle 8 ore al giorno di riabilitazione. La terapia costa 2.800 euro per due settimane. A questa cifra naturalmente c'è da aggiungerci il viaggio e la permanenza dell'accompagnatore. Quindi per 15 giorni la spesa è di circa 5.000 euro al mese, 4.800 euro, ecco. Ogni 15 giorni. È chiaro che se si riuscissero a fare le tre settimane, ci sarebbero da aggiungere la settimana sia di permanenza che di terapia in più, ecco. L'Italia purtroppo non rimborsa nulla di quello che si fa all'estero, perché non è riconosciuto né il centro e né la terapia riabilitativa.